Il futurismo nasce in un periodo di grande fase evolutiva dove tutto il mondo dell'arte e della cultura era stimolato da moltissimi fattori determinanti. Le guerre, la trasformazione sociale dei popoli, i grandi cambiamenti politici, le nuove scoperte tecnologiche di comunicazione come il telegrafo senza fili, la radio e gli aeroplani. Tutti fattori che arrivarono a cambiare completamente la percezione delle distanze e del tempo, avvicinando fra loro i continenti. Il XX secolo era quindi invaso da un nuovo vento che portava all'interno dell'essere umano una nuova realtà, la velocità. Il 20 febbraio 1909 il poeta ed editore Filippo Tommaso Marinetti pubblica su Le Figaro un manifesto intitolato Manifesto Futurista, destinato ad essere il primo di una serie di tanti altri che anticipano e percorrono lungo tutta la strada il pensiero futurista, sia nel campo della letteratura che nelle altre arti. Marinetti, dopo il 1909, fu impegnatissimo nella realizzazione di eventi spettacolari e diede il meglio di sé come scrittore nella stesura dei manifesti del movimento. Particolarmente importante dal punto di vista letterario è il Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista del 1912, nel quale Marinetti mette a punto gli strumenti con cui il futurismo deve scardinare lo stile del passato e creare la letteratura dell'avvenire. La sintassi va distrutta, i verbi usati all'infinito, aboliti aggettivi e avverbi, i sostantivi accostati sulla carta senza segni di interpunzione. La punteggiatura va abolita, mentre vanno introdotti altri segni grafici, notazioni matematiche e musicali. Le parole si deformano, s'allungano e si troncano in funzione della resa espressiva. Abolite le congiunzioni, le parole devono fondere gli oggetti con le immagini da essi evocate, piazza imbuto, donna golfo. In poesia, Marinetti sviluppò sempre più la parte grafica e visiva, valendosi di tutti i possibili artifici tipografici nelle sue tavole parolibere. La sua opera letteraria più significativa, banco di prova delle sue teorie, è l'antiromanzo o poema in prosa Zhang Tung Tung del 1914, in cui Marinetti riversa la sua esperienza di reporter durante la guerra serbo-bulgara all'assedio di Adrianopoli. Nelle tavole parolibere è evidente il rapporto tra letteratura e pittura. Il primo manifesto sulla pittura futurista risale al 1910. A firmarlo furono Boccioni, Carrà, Russolo, Severini e Balla. Si ribadisce il rifiuto del passato, dell'accademismo, delle convenzioni e delle imitazioni. I futuristi esplorarono ogni forma artistica, dalla pittura alla scultura, in letteratura riguardo alla poesia e al teatro, ma non trascurarono neppure la musica, l'architettura, la danza, la fotografia, la pubblicità, il nascente cinema e persino la gastronomia. Per ogni settore della vita e dell'arte, i futuristi pubblicarono un manifesto. Infatti, uno dei tratti più tipici del futurismo è proprio la grande produzione di manifesti. Attraverso questi scritti, gli artisti dichiaravano i propri obiettivi e gli strumenti per ottenerli. Essi risultano quindi molto importanti per la comprensione del futurismo. Il futurismo è un grande movimento antifilosofico e anticulturale di idee, intuiti, cinti, pugni, calci, ciaffi, specchiatori, purificatori, innovatori e velocizzatori, creato il 20 febbraio 1909 da un gruppo di poeti e artisti italiani geniali. Tra le tante definizioni io prediligo quella data dai geometri. I futuristi sono i mistici dell'azione. Infatti, i futuristi hanno combattuto e combattono il fatalismo sedentario.